Vincenzo Paldino, luce e ombre su questo avvio di nuove modalità di raccolta, una piccola rivoluzione, cioè da abituarsi, ci sono delle criticità, ma ci sono anche delle possibili soluzioni che però insomma tardano ad arrivare. Come sta andando dal vostro punto di vista, dal vostro osservatorio? Tanti feedback da parte dei cittadini sulla partenza, insomma, nella città di Modena della raccolta, diciamo, porta a porta, poi semi in alcune zone della città, integrale in altre, diciamo una partenza tra luce e ombre, giusto dirlo, e i cambiamenti, specie di questo tipo, portano sempre un po' di, diciamo, di difficoltà, di criticità, ecco. È normale che sia così, è successo anche in altri territori, poi però insomma bisogna trovare un equilibrio fra quelle che sono le richieste dei cittadini e quella che è la sacrosanta ovviamente necessità di arrivare a una percentuale di raccolta differenziata che sia superiore, diciamo, a quella che abbiamo avuto finora, che era accettabile, però insomma dobbiamo andare avanti. E ricordiamo che in Emilia Romagna ci sono città che arrivano all'80-85%, insomma abbiamo tutte le carte in regola per arrivarci anche noi come città, ecco. E quindi la bella notizia è che si punta ad arrivare a quelle percentuali. Le ombre sono una partenza un po', diciamo, non, con una comunicazione non gestita a nostro avviso proprio in modo corretto. Insomma c'è stato un po' di problemi di comunicazione fra cittadini che si aspettavano i kit a casa, in un primo momento poi non sono arrivati, bisognava andare presso associazioni polisportive a ritirarli con code, però insomma dopo si è cercato di correggere il tiro e adesso abbiamo il problema degli abbandoni, ecco. Questo è un problema tipico di quando parte un servizio di questo genere, che però è fisiologico se dura insomma un lasso di tempo determinato, ecco. Non ci possiamo permettere di vedere la città invasa dai rifiuti per lungo tempo, quindi da un lato i cittadini hanno reclamato anche presso la nostra associazione, continuano a farlo per le modalità, per la comunicazione, è giusto che lo facciano ed è giusto che poi l'operatore, in questo caso era, prenda provvedimenti, anche il comune insomma di concerto con l'operatore prenda provvedimenti per fare una raccolta più lineare, più brillante. Dall'altro bisogna avere la consapevolezza dei consumatori, dei cittadini, che la raccolta differenziata aiuta a migliorare la qualità di vita di tutti noi, va fatta e va fatta con le modalità che ci vengono comunicate. Abbandonare i rifiuti non è mai una risposta saggia a eventuali disservizi che ci sono stati. Quindi da un lato anche noi come associazione dei consumatori, diciamo, a un certo punto bisognerà anche sanzionare eventualmente i cittadini che non si allineano, questo è logico, ecco, si dovrà andare sicuramente in questa direzione. Dall'altro però bisogna che l'operatore ascolti maggiormente i cittadini, il comune si faccia carico di essere portavoce nei confronti di ERA di tutte le criticità che ci sono, per trovare quel punto di equilibrio che fa in modo insomma che il servizio possa migliorare. Bene anche in centro storico aver, diciamo, virato su una raccolta, diciamo, personalizzata attraverso, pare che più dell'80% dei condomini, insomma la situazione verrà fatta con la raccolta condominiale. Ci sono delle proposte che possiamo fare? Certamente sì. Sarebbe utile, anzi sarebbe indispensabile, individuare 3 o 4 aree della città dove instaurare queste famose isole ecologiche, che differiscono dalla stazione ecologica che noi abbiamo, cioè che conosciamo, quella che è presidiata dall'operatore, che ha gli orari. L'isola ecologica è molto più semplificata e ci sono delle realtà in Italia e all'estero dove sono presenti, e sono delle zone recintate con accesso consentito con la tessera, ovviamente, dove il cittadino arriva a qualsiasi ora del giorno e della notte e va a riporre tutti i suoi rifiuti. Aree videosorvegliate, quindi il cittadino accede con la tessera e quindi viene identificato quando entra, quindi deve riporre in modo corretto i rifiuti, e questa è una risposta anche a tutte quelle persone che magari sono turnisti, che non riescono, trasfertisti, che sono, insomma è una risposta che a nostro avviso sarebbe bene dare, ecco, e andrebbe a trovare quel punto di equilibrio, individuare 3 o 4 aree, secondo noi possono essere sufficienti, in modo da non creare concorrenza alla raccolta porta a porta, ma creare un'alternativa che potrebbe essere davvero utile a tanti cittadini. Ripeto, in alcune città dove c'è il servizio integrale di porta a porta sono aree insomma che vengono allestite proprio per dare la possibilità, ripeto, a cittadini che fanno turni di notte, che non riescono a soddisfare quelle fasce orarie in cui mettere fuori i rifiuti. È una soluzione che non deve essere sotto casa, ovviamente, ripeto, per non dare concorrenza al porta a porta, ma
insomma, nell'arco di 3-4 km da casa, il cittadino che proprio non riesce in quel momento a riporre può andare in qualsiasi ora del giorno. Crediamo che questa sia una proposta che vada nella direzione di migliorare e forse anche evitare i tanti abbandoni che stiamo vedendo. Un'opportunità per integrare i servizi. Esatto, una giusta opportunità di integrazione che può migliorare, diciamo, il servizio e anche andare incontro alle esigenze dei cittadini.